Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Noi siamo arrivati al venerdì, completando così la prima settimana del mese di maggio, giorno 7 di maggio del 2021, e noi leggeremo ancora la parola del Signore. Durante questa puntata noi leggeremo il capitolo 15, 16 e 17, parola del nostro Signore. Quindi andiamo subito a leggere questo tempo di parola di Dio, capitolo 15 di Deuteronomio. Alla fine di ogni settennio celebrerete l'anno di remissione. Ecco la regola di questa remissione. Ogni creditore sospenderà il suo diritto relativo al prestito fatto al suo prossimo. Non esigerà il pagamento dal suo prossimo o dal fratello quando si sarà proclamato l'anno di remissione in onore del Signore. Potrai esigerlo dallo straniero, ma sospenderai il tuo diritto su ciò che tuo fratello avrà di tuo. Così non vi sarà nessun povero in mezzo a voi, poiché il Signore senza dubbio ti benedirà nel paese che il Signore tuo Dio ti dà in eredità, perché tu lo possiega. Soltanto ubbidisci diligentemente alla voce del Signore tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti questi comandamenti che oggi ti do. Il Signore tuo Dio ti benedirà come ti ha promesso. Tu farai dei prestiti a molte nazioni e non prenderai nulla in prestito. Dominerai su molte nazioni ed essi non domineranno su di te. Se ci sarà in mezzo a voi una delle città del paese che il Signore tuo Dio ti dà, un fratello bisognoso, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso. Anzi, gli aprirai largamente la tua mano e gli presterai tutto ciò che gli serve per la sua necessità in cui si trova. Guardati dall'accogliere nel tuo cuore un cattivo pensiero che ti faccia dire: il settimo anno, l'anno di remissione è vicino, e ti spinga a essere spietato verso il tuo fratello bisognoso, così che non gli darai nulla, poiché egli griderebbe al Signore contro di te, e un peccato sarebbe su di te. Dagli generosamente, e quando gli darai non te ne dolga il cuore, perché a motivo di questo il Signore tuo Dio ti benedirà in ogni opera tua, in ogni cosa a cui porrai mano, poiché i bisognosi non mancheranno mai nel paese. Perciò io ti do questo comandamento e ti dico: apri generosamente la tua mano al fratello povero e bisognoso che è nel tuo paese. Se tuo fratello ebreo o una sorella ebrea si vende a te, ti servirà 6 anni, ma il settimo lo manderai via da te libero. Quando lo manderai via da te libero, non lo rimanderai a mani vuote. Lo fornirai generosamente di doni presi dal tuo gregge, dalla tua aia, dal tuo torchio, e farai partecipi delle benedizioni che il Signore tuo Dio ti avrà elargito. Ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha redento. Perciò io oggi ti do questo comandamento. Ma se il tuo schiavo ti dice: non voglio andarmene via da te, egli dice questo perché ama te e la tua casa e sta bene da te, allora prenderai una lesina, gli forerai l'orecchio contro la porta ed egli sarà tuo schiavo per sempre. Lo stesso farai per la tua schiava. Non ti dispiace rimandarlo libero, poiché ti ha servito 6 anni. È un operaio e un operaio ti sarebbe costato il doppio. Il Signore tuo Dio ti benedirà in tutto quello che farai. Consacrerai al Signore Dio ogni primogenito maschio che nascerà nei tuoi armenti e nelle tue greggi. Non metterai al lavoro il primogenito della tua mucca e non toserai il primogenito della tua pecora.
li mangerai ogni anno con la tua famiglia in presenza del Signore tuo Dio nel luogo che il Signore avrà scelto. Se l'animale ha qualche difetto, se è zoppo, cieco o ha qualche altro grave difetto, non lo sacrificherai al Signore tuo Dio. Lo mangerai nelle tue città colui che sarà impuro. E colui che sarà puro ne mangeranno senza distinzione, come si mangia la gazzella e il cervo. Però non ne mangerai il sangue, lo spargerai per terra come acqua. Deuteronomio capitolo 16. Osserva il mese di Abib e celebra la Pasqua in onore del Signore tuo Dio, poiché nel mese di Abib il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto durante la notte. Celebrerai la Pasqua al Signore tuo Dio sacrificando vittime delle tue gregge e dei tuoi armenti nel luogo che il Signore avrà scelto come dimora del tuo nome. Non mangerai con queste offerte pane lievitato per 7 giorni, le mangerai con pane azimo, pane di afflizione, poiché usciste in fretta dal paese d'Egitto, affinché per tutta la vita ti ricordi del giorno che usciste dal paese d'Egitto. Non si veda lievito presso di te entro tutti i tuoi confini per 7 giorni. E della carne che avrai sacrificata la sera del primo giorno, nulla se ne conservi durante la notte fino al mattino. Non potrai sacrificare l'agnello pasquale in qualsiasi delle città che il Signore tuo Dio ti dà. Sacrificherai l'agnello pasquale soltanto nel luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto come dimora del suo nome. Lo sacrificherai la sera al tramontar del sole, nell'ora in cui uscisti dall'Egitto. Farai cuocere la vittima e la mangerai nel luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto. La mattina te ne potrai tornare, andartene alle tue tende. Per 6 giorni mangerai pane azimo e il 7° giorno vi sarà una solenne assemblea in onore del Signore tuo Dio. Non farai nessun lavoro. Conterai 7 settimane da quando si metterà la falce nella messe. Comincerai a contare 7 settimane. Poi celebrerai la festa delle settimane in onore del Signore tuo Dio mediante offerte volontarie che presenterai nella misura delle benedizioni che avrai ricevute dal Signore tuo Dio. Ti rallegrerai in presenza del Signore tuo Dio, tu, tuo figlio, tua figlia e tuo servo, la tua serva, il levita che sarà nelle vostre città, lo straniero, l'orfano, la vedova, che saranno in mezzo a te nel luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto come dimora del suo nome. Ti ricorderai che fosti schiavo in Egitto e osserverai queste leggi e li metterai in pratica. Celebrerai la festa delle capanne per 7 giorni quando avrai raccolto il prodotto della tua aia e del tuo torchio. Ti rallegrerai in questa tua festa, tu, tuo figlio, tua figlia, il tuo servo, la tua serva, il levita, lo straniero, l'orfano e la vedova che abitano nelle tue città. Celebrerai la festa per 7 giorni in onore del Signore tuo Dio, nel luogo che il Signore avrà scelto, poiché il Signore, il tuo Dio, ti benedirà in tutta la tua raccolta e in tutta l'opera delle tue mani e ti darai interamente alla gioia. 3 volte all'anno ogni tuo maschio si presenterà davanti al Signore tuo Dio, nel luogo che questi avrà scelto. Nella festa dei pani azimi, nella festa delle settimane e nella festa delle capanne. E nessuno si presenterà davanti al Signore a mani vuote. Ognuno darà quel che potrà secondo la benedizione che il Signore tuo Dio ti avrà elargite. Nominerai dei giudici e dei magistrati in tutte le città che il Signore tuo Dio ti dà, tribù per tribù, ed essi giudicheranno il popolo con giustizia.
non pervertirai il diritto, non avrai riguardi personali e non prenderai nessun regalo, perché il regalo acceca gli occhi dei savi e corrompe le parole dei giusti. La giustizia, solo la giustizia seguirai, affinché tu viva e possieda il paese che il Signore tuo Dio ti dà. Non metterai nessun idolo d'astarte fatto di qualsiasi legno accanto all'altare che costruirai al Signore tuo Dio. E non piazzerai nessuna statua, cosa che il Signore tuo Dio odia. Parola del nostro Signore. Deuteronomio capitolo 17. Non sacrificherai al Signore tuo Dio bue o pecora che abbia qualche difetto o qualche deformità, perché sarebbe cosa abominevole per il Signore tuo Dio. Se in mezzo a te, in una delle tue città, che il Signore tuo Dio ti dà, si troverà un uomo o una donna che fa ciò che è male agli occhi del Signore tuo Dio, trasgredendo il suo patto, che segue altri dei per servirli e prostrarsi davanti a loro, davanti al sole o alla luna o a tutto l'esercito celeste, cosa che io non ho comandato, quando ciò ti sarà riferito e tu l'avrai saputo, fa una accurata indagine. Se è vero, se il fatto sussiste, se una tale abominazione è stata realmente commessa in Israele, farai condurre alle porte della tua città quell'uomo o quella donna che avrà commesso quell'atto malvagio e lapiderai a morte quell'uomo o quella donna. Il condannato sarà messo a morte in base alla deposizione di due o tre testimoni. Non sarà messo a morte in base alla deposizione di un solo testimone. La mano dei testimoni sarà la prima a levarsi contro di lui per farlo morire, poi la mano di tutto il popolo. Così toglierai il male di mezzo a te. Quando il giudizio di una causa sarà troppo difficile per te, sia che si tratti di un omicidio o di una controversia o di un ferimento ed è motivo di contestazione nella tua città, ti alzerai e salirai al luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto. Andrai dai sacerdoti levitici e dai giudici in carica a quel tempo. Li consulterai ed essi ti faranno conoscere ciò che dice il diritto. Tu ti conformerai a quello che essi ti dichiareranno nel luogo che il Signore avrà scelto e avrai cura di fare tutto quello che ti avranno prescritto. Ti conformerai alla legge che essi ti avranno insegnata e alle sentenze che avranno pronunziate. Non divierai da quello che ti avranno insegnato né a destra né a sinistra. L'uomo che avrà presunzione di non dare ascolto al sacerdote che sta là per servire il Signore, il tuo Dio, o al giudice, quell'uomo morirà, così toglierai via il male da Israele. E tutto il popolo udrà cosa temerà e non agirà più con presunzione. Quando sarai entrato nel paese che il Signore tuo Dio ti dà e ne avrai preso possesso e lo abiterai, forse dirai: voglio avere un re come tutte le nazioni che mi circondano. Allora dovrai mettere su di te come re colui che il Signore tuo Dio avrà scelto. Metterai su di te come re uno del tuo popolo. Non metterai come re uno straniero che non sia del tuo popolo. Però non dovrà avere molti cavalli e non dovrà ricondurre il popolo in Egitto per procurarseli, poiché il Signore vi ha detto: non rifarete mai più quella via. Non dovrà neppure avere molte mogli affinché non perverta il suo cuore, neppure dovrà avere grande quantità d'argento e d'oro. E quando si insedierà sul suo trono reale, scriverà per suo uso in un libro una copia di questa legge, secondo l'esemplare dei sacerdoti levitici. Terrà il libro presso di sé e lo leggerà tutti i giorni della sua vita, per imparare a temere il Signore, il suo Dio, a temere diligentemente in pratica tutte le parole di questa
leggi e tutte le prescrizioni, affinché il suo cuore non si elevi al di sopra dei suoi fratelli ed egli non si devi da questi comandamenti né a destra né a sinistra. Così prolungherà i suoi giorni nel suo regno, egli con i suoi figli in mezzo a Israele. Parola del Signore. Io ringrazio Dio perché un'altra settimana si sta concludendo attraverso la parola di Dio. Ti invito sempre a stare con me qui nella Leggiamo la Bibbia Insieme tutti i giorni, da lunedì al venerdì, a mezzogiorno, leggendo la parola del Signore. Che il Signore ti benedica, ti do un forte abbraccio, un santo bacio. Rimane con la parola del Signore nel tuo cuore e che tu possa fare di te, Signore possa fare di te, un servo e una serva fedele per la sua gloria, nel nome di Gesù.